Saltaggio completato. Capitolo 11, Grovelli il ladro. Ok, questo lo sapevo. Pant pant. Forza, sbrigatevi. Che cacchio è successo? Ci siamo tutti, signore. Scusate il ritardo. Eccoci, abbiamo saputo che ci avete chiamato. Cos'è successo? È stato rubato un altro ingranaggio del tempo. Cosa? Non è possibile. Quale è stato rubato questa volta? Da dove proveniva? Ecco, si tratta... Eh? Cosa c'è? È come se non volessi dirci cosa è successo. Un momento, non dirmi che si tratta di quello... Proprio così, si tratta di quello. Questa volta l'ingranaggio del tempo si è ritrovato al lago Foschia ad essere stato rubato. No, ma non ci credo. Eh? Com'è possibile? L'ingranaggio del tempo che si trovava al lago Foschia? Eravamo gli unici a conoscere quel posto, giusto? Come può essere successo? È impossibile, è che un membro della Gilda l'abbia preso, vero? Cosa? Ma che dici? Ehi, ehi, non ti fidi nemmeno dei tuoi compagni? Ops, scusate ragazzi, avete ragione. Nessuno di noi infrangerebbe mai la promessa che abbiamo fatto. Perché sennò prenderebbe un fracco di botte. Avrei dovuto riflettere prima di parlare, mi dispiace. Beh, non è più così strano che tu abbia pensato a quella possibilità. Voglio dire, in fondo è successo tutto dopo la nostra spedizione, no? Chiedo scusa, temo di non aver compreso l'accaduto. Un ingranaggio del tempo si trovava al lago Foschia? Non ne sapevo nulla. Non ho forse ascoltato una versione dei fatti leggermente differente? Raccontaste che la spedizione al lago Foschia fu un fallimento. Devo chiederle perdono, grande Dasmar. Avevamo promesso di non potevamo rivelare nulla nemmeno a lei, Dasmar. Ad ogni modo, qualcuno è riuscito da sola a raggiungere il lago Foschia. Ha sistemato Uxie e se l'è svignata con l'ingranaggio del tempo. Uxie? Uxie sta bene? Se gli ha rubato l'ingranaggio del tempo, mi sa che ha preso un po' di botte. Sì, per fortuna Uxie sta bene, però ha preso le botte. Si trova sotto la protezione della squadra di Magnezone. Non dobbiamo preoccuparci. Oh, meno male. Un momento, c'è dell'altro. Uxie ha fatto una deposizione. L'identità del ladro è stata rivelata. E allora dici, con chi abbiamo a che fare? È già stato affisso un manifesto con il volto del ricercato. Mi sto strozzando. Guardate con i vostri occhi. Dai, Grovai, lo so. Immaginavo. Mamma mia, questo Pokémon risponde al nome di Grovai. Puh, che brutta faccia, oibo. Grovai, cos'è quel po'? Cos'è quel Pokémon? È lui che sta rubando gli ingranaggi del tempo. Questo manifesto appena arrivato è basato sulla descrizione fornita da Uxie. Ne sono già stati consegnati molti. Oh, questo spiega la presenza di tutti quei Pelipper. È evidente che il commissario Magneton vuole evitare che succeda di nuovo. Hanno messo una taglia notevole su quel farabutto di Grovyle. Abbiamo promesso a Uxie, abbiamo promesso di non rivelare il segreto alla Gososchia. Ma è successo questo. Nessuno di noi ha parlato, eppure, dopo quello che è successo, con che faccia potremmo mai presentarci a Uxie? Ehi, 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 non è finita, quel che non mi va giù è che quella vista così incantevole sia stata rovinata. È davvero imperdonabile. Oh, cacchio, c'è Wigglytuff che sta a esplodere. Ehi, capitano? Sta esplodendo. Capitano? Ma perché? Che faccia c'ha? Vada boom! Oh! Squawk! Squawk, cos'è adesso? Ascoltatemi bene, noi acciufferemo Grovyle! Acciufferemo quel ladro, lo giuro sull'onore della Gilda! Chatot, ti prego di fare l'annuncio! Sì, signore! Ok, gente, d'ora in avanti concentreremo le forze nella caccia a Grovyle! Faremo tutto quello che è in nostro potere per consegnare Grovyle alla giustizia! Signor sì! Ehi, ehi, non permetteremo che l'altro ingranaggio del tempo venga rubato, non esiste proprio. Coraggio, gente, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Dobbiamo farlo anche per Uxie. Wigglytuff, comprendo appieno la situazione adesso. Unirò i miei sforzi ai vostri e vi aiuterò a cercare Grovyle. Grazie infinite, oh grande Duskmar. Oh, boh, avere il grande Duskmar della nostra è molto rassicurante. Ehi, ehi, è un vero onore. No, no, sono io ad essere onorato. Ora, signore e signori, il capitano ed io ci ritireremo per un consulto. A mangiare mele giganti. Perfette, volevo dire. Mele.
Elaboreremo una strategia per scovare Grovyle. Nel frattempo dovreste tutti prepararvi per quando cominceranno le ricerche. Fatevi trovare pronti. Membri della gilda, dobbiamo superare noi stessi. Sì! Grovyle è il migliore. Sì, è figo Grovyle, però mi... in sto gioco è stantipatico. Però la missione più tremenda della storia, oh fuck. Andiamo, Pago. Penso sia una buona idea fare un salto a Borgo Tesoro. Ok. E... dove dobbiamo andare? Dove devo andare, scusate? No, qua cosa c'è? Qua non credo ci sia niente. Da che parte devo andare? Ragazzuoli, devo parlare con Dustmar? Io adoro Grovyle, ecco, è arrivato Gamerland. Dove vado, ragazzi? Non so dove devo andare. Sto girando come un idiota. Prima dobbiamo prepararci, torniamo alla gilda appena è tutto pronto. Ah, ok, ho capito. Vai in America, addirittura. Per svelare le teche devi andare sotto al mercato Kecleon. Sotto qua. Da Xatu. Costa 150. Consegna forziere. Ah, ma li ho buttati, ragazzi. Li ho buttati tutti nella scorsa parte, se avete visto. Allora, intanto fatemi guardare da Kecleon. Allora, velo pesca, gala salute, accelera il recupero di PS. Ah, figo. Non mi interessa. Non c'è nient'altro. Buono. Niente, torniamo in gilda allora. Da che parte stava? Wow. Bene, vedo che ci sono tutti. Cominciamo. Ecco la situazione. Grovyle fa la sua comparsa ovunque si trovi in ingranaggio del tempo. Ma dove si trovano gli ingranaggi del tempo? Questa è la prima domanda che dobbiamo porci. Ci siamo affidati al grande Dustmar per scoprirlo. Lagga il video. In che senso lagga? Lagga l'audio e tutto o... Qui sono le statistiche come attacco speciale, attacco difesa e velocità. Le caramelle lo aumentano, usale. Non le ho le caramelle adesso, mi sa che le ho mangiate. Vabbè. Insieme abbiamo individuato la possibile ubicazione dei restanti ingranaggi del tempo. Il piano consiste nel formare dei gruppi che si rechino in esplorazione in questi luoghi. Loader e The Corfish, voi andate alla foresta orientale. Si tratta ovviamente della vastissima foresta che si trova ad est di qui. Ricevuto. Ehi, faremo del nostro meglio. Poi Bidoof, Ductrio e Sanflora, voi setaccerete la grotta di cristallo. Sì signore, sarà fatto. Afferrato. Agli ordini, diamoci dentro. E infine Pago e Light, voi due esplorerete il deserto del nord. Il deserto del nord. Esattamente, vi prego di capire, di aprire la vostra mappa delle meraviglie. Va bene. Mondo sta. Ecco, nel macello. Vedete, si trova qui. Quest'area sulla mappa delle meraviglie coperta dalle nuvole perché è ancora sconosciuta. A volte tira scatti. Lagga il gioco. Ah. No, a me il gioco non lagga, quindi è live che lagga. Me ne vado, ciao. Ciao Reborn. Il terreno desertico comincia qui. Questo sembrerebbe indicare la presenza di un deserto molto vasto. Sospettiamo che un ingranaggio del tempo possa trovarsi nelle profondità di quel deserto, di questo deserto. Per questo vi ho assegnato l'esplorazione di quest'area. D'accordo, ci pensiamo noi. Il deserto del nord è assurdo. Il Satartic morirà in 7 secondi. Vai! Ciao. Ah, punto. E io?
Povero Diglett. Diglett rimarrà alla Gilda. Ma no, non possiamo certo andarcene senza lasciare qui qualcuno. Anch'io e Krogan resteremo qui. Il lavoro che svolgiamo qui è importante per tutti. Anche noi dobbiamo impegnarci. Sì, ma se non c'è più nessuno alla Gilda, cosa lavorate a fare? Va bene. Andiamo e troviamo tutti gli ingranaggi del tempo. Badaboom. Ancora. Sì! Let's go. Ah no. Il deserto del nord non è molto vasto, ma, anche spacciato ma è anche spacciato da terribili tempeste di sabbia. Vi prego di fare molta attenzione. No, ditemi che non c'è il danno della tempesta, tipo. Però è un'abilità che ti va a vedere con una frase dimensionale delle scale, così farei più in fretta. Figo! Ma non c'ho le gomme, non c'ho niente. Sì, saremo attenti, dobbiamo fare del nostro meglio, Pago. Ok, ovviamente la doggio di sotto. Pieno di gente. Ma che senso ha lasciare Diglett alla Gilda? Quello basta che gli spruzzi acqua e muore. Povero Diglett. La leggenda di Diglett narra che sotto c'è un mondo sotto di Diglett. Ah, devo andare al dirupo. Cos'era? Cosa c'è? C'è una cosa. Deserto del nord. Vai. Sì, c'è. Ah, ma fuck. Invece sì, tempesta non finire. La creano l'Arbitar, Ippopotas. No, si nasconde sottoterra mentre distruggono la Gilda. Il deserto del nord comincia qui. Se qui si trova un ingranaggio del tempo, allora anche Grovyle si farà vedere. Andiamo, troviamo l'ingranaggio del tempo. Mi sembra danno e stop al rigenera vita. No! Ma io scusa, Tarchi non subiva danno? Cioè io non sono immune? Oh, salve. Ovviamente lo manco direttamente. Porca vacca. Oh! Mi sta già aprendo. Ok. Allora. Faccio vedere. Allora, mosse, c'ho foglie lama, azione, assorbimento e morso. Adesso io segno assorbimento. Strumenti c'ho. Questi. C'ho la bacca arancia. E basta. Non ce l'ho la. Non ho nessuna. Quelle torterre. Ah, sì, lo so. Però. Sono forse anche tardi. Torni alla Gilda dopo la ritrovi in fiamme. Prima ti faranno credere di no. Acquistale e mangiale, poi. Ah, sì, è vero che si acquistavano. Evita le trappole. Guarda le mosse di Shinx. Ah già. Mosse. Come faccio? Quelle di Shinx. Squadra. Light. Mosse. Ditemi. Ah, attiva e disattiva. Ah, però sono buone tutte. Attacco rapido, azione, scintilla e morso. Bene o male sono buone tutte. Quindi va più che bene. Sì, ma ho già trovato le scale, buono. Via, fuga. Piano 2. Quanti piani ha, se qualcuno se lo ricorda? Perché almeno mi evito. Cioè, più che evito mi salvo prima. Salvo prima di arrivare al piano, all'ultimo piano. Per poi morire e rifarmi tutto il dungeon. Cacnea, usami si spillo. Cacnea del cacchio deve morire quel cacnea. Oh, smettila. Vabbè. Light sale al 22, buono. 38, 38 piani, ciao. Mi pare 14 piani. Sui 15, ama fuck. Vieni qua, Cacnea. Tra l'altro mi hanno detto che l'attacco A è diverso dalla. Cos'è questo? Un Aron! E io gli faccio assorbimento. Wow, sono un genio. 15 o superiore. Un altro scegli lingua, quale? Dimmelo. Cosa ho detto? Credevi 38? No, spero di no. Mi ha detto che ce n'è uno di 99 però. Ciao Aron, ciao Aron. Bravo Light, attacca. Light è partito nei macelli.
Vai, vai. Oh. Ok. Oh, una teca, ragazzi. Però sono in un dungeon. Cioè, trovo le teche quando vado nei dungeon. Ah, ma... strumenti. Allora. Vediamo un po'. Il riciclo lo butterei. Via. Porca vacca, l'ho tirato in testa la lagna. Riciclo lo butto perché tanto non glielo insegnerò mai nessuno. Esplosione lo butto anche questa. Tanto non insegnerò mai riciclo a uno. In realtà sono 4 di 99. Ma lol. Cos'è? Trapinch! Oh! Mio! È morto. Povero Trapinch. Io adoro Trapinch. Per evolverti devi mangiare tantissime gomme tutte insieme. Posso evolvermi? Wow! Che figata! Non sapevo! Beh, piano piano, soldi prima, soldi. Lo stipendio di sti Pokémon è basso. Piano 6! Oh no! Terra, roccia, acciaio, sì, lo so. Vieni qua, Baltoy. Che cacchio vuoi? Ma muori. Ah, del tuo colore ovviamente, ok. Ma come li perdo i cosi? Così a random o ogni passo, ogni tot passo? C'è anche qua? No, c'è solo in alcuni piani la tempesta. Lo sciogli lingua e Cacne deve morire con il... cacchio? Cos'è? Cacne deve morire con il cacchio. Con cosa deve morire? Devi aspettare una parte della storia per evolverti. Ah, ok, qua. Ma sì, ma non mi interessa alla fine. Mi piace di più tardi perché... c'è un Larvitar! Morto. Fuga. Cos'è? Si diffonde? Cosa? Mi sta trollando, ci si può evolvere ma molto dopo. Ma a parte lo scherzo e le gomme servono per il cui. Perché c'è... no, oh, pago solo 22, fa che è. Ah, ok, no, ma che diavolo... principali, mi sembra non si possono. Ah, i principali, ah, ok. Ciao, Carnivine. Come va? Vuoi morire? Bravo. No, voglio quell'abilità che ti fa trovare le porte, le scale. Mi serve un sacco. Oh, basta te. Ma cos'era? Rotolamento? Sì. Bella questa via. Ecco. Perché devono chiuderle tutte? Basta te. La mossa non può essere assegnata. Oh fuck. Rama. Lanus, conosci The Binding of Isaac? No, e non c'entra neanche. Sanshiru, sì! Come lo chiamo? Dai, adesso potete dirmi tutto. Come chiamo Sanshiru? Io sarei disposto a chiamarlo Sandwich. Propongo Sandwich. Trappola e confusione, ah ok. Quella era una trappola profumo per Pokémon. Poi ci sono le trappole spine e anche le trappole sonno. E anche delle trappole ventole che ti scraventano via. Ah. Ce ne vuole prima che le prendi. Devi mangiare gomme per tre quarti della storia. Ah ma lol. Mongol spastico, Mr. Bob, pene. Ma perché? Mr. Bob, sì, sandwich. Dai, vai, è andata per sandwich. Cosa sto scrivendo? Sono... ragazzi, sono un imbecille. Sand... scusate per il mouse. Sand... non so neanche come si scrive d'altronde. Sand... we... dovrebbe... no, non... c'è l'H?
Sandwich, no. Sandwich, così sì. Non mi ricordavo neanche come si scriveva. Vai, sandwich. Sì. Team Fairy Tail per sandwich. Vai. Conquisteremo il mondo dei panini. Tu muori. Non puoi opporti al Team Fairy Tail con sandwich. Dai, dai. Siamo invincibili. Oh yes. Piano 9. Quanti sandwich? Rapigiro. Ma muori. Oh, fermi, fermi, soldi. Catturn. Piano 10. Ciao. Piano 11. Sto facendo piani a random. Dai. Perché Catturn in call? Ragazzi, non ci credo. Non ci credo. Vuoi inviare? No. C'è un colpo mi ha dato. Ragazzi, mi ha dato un colpo. Porca vacca, lo sapevo, dovevo... Tanto aumento la velocità. Che non so neanche più come aumentarla. Con cosa l'aumenta? Vabbè. E puzzi. Ma... Perché sta al magnà poi? No, ma ragazzi, ma un colpo mi ha dato. Porca vacca, non ci credo. Dai, sì, sì, veloci. Ma come si permette? Ma io mi rifiuto. Quando muori ti possiamo aiutare. Voi della chat? Leggi. A che ci sei? Ah, già che ci sei fai le teche. Ah. Hai ragione. Mi sono dimenticato. Porca vacca, ma non ci credo. Avevo fatto... Era al piano 10. E basta, adesso faccio morire tutti. Il mio sandwich è ancora vivo comunque. Sì. Vai sandwich. Conquistiamo il mondo. Insieme. E morì il piano dopo. Scale, 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 scale. Come ti permetti. Eka. Cacchio, sì che mi servirebbe. Oh, ma che cosa vuoi? Come ti permetti? E la nuf nav, sono morto anch'io, Rodi. Le teche possono contenere oggetti per Pokémon molto rari, gomme, soldi e molto altro. Se fortuna anche MT. Io una volta ho trovato Fossa. Cosa fa Fossa in questo gioco? Ti fa uscire dal dungeon? Puoi entrare? Piano 4. Dai, ma quel Cacturn. Io ragazzi odio Cacturn, ma anche nelle battaglie così... Porca vacca, sono odiosi. Oh lol. C'erano dei soldi! Donazione! I soldi avrebbero fatto comodo alla mia gilda. Ciao Baltoy! Ciao! 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 Te ne vai! Sì, scale! ma no, ma dai! Ah, questa è la trappola sonno, ok. Ma cacchio, ma ci dormono tutti! Dai, sandwich! Vieni con noi. No, la mossa fa fossa. Io sono pronto, se tu muori, invia la richiesta che l'accetto. Ti porto un seme rivitalizzante. Ma guarda che... Non so, è tramite... Credo sia una cosa simile a quella che c'era su Pokémon Perla. Ovvero che funzionava appunto tramite giochi Pokémon veri. Questo è un gioco... Perché c'è un Rhyhorn? Deserto del Nord, piano 9. Allora, calmi un attimo che salvo. Così mi guardo anche il tasto. E devo premere Shift. Ok. Sh-
Shift F2. Ricordatemi Shift F2. Salve signore Gigi qua. Gigi è morto. L'Anus la Gilda sembra una banda di mafiosi, vogliamo i piccioli. Sì, ma cacchio, hanno uno stipendio che fa schifo, eh. Shendriv raccoglie grappa. Grimer Pup, ah ok. C'è inciampo trappola. Ma cos'è inciampo trappola? Dai, ma che cagata, è inutile. Piano 10. E c'è una tempesta. E tu devi morire, assolutamente. Ho detto che devi morire. Ragazzi, sto morendo. Assorbilo! Sì! Ok. Stavo preoccupando. Ma il tempo Senshiro non prende danni, vero? No, è Light che prende danni. E io? Ma io li recupero. Ciao Ryan. Ma invece... Oh cacchio, aspetta. Nanne non è portali sull'infinito. Cos'è quello? Ah, mi sa che è il gioco per 3DS, vero? L'ultimo che è uscito praticamente. Lanus, ti ricordi il centiciompo? C'è il centiciompo. No, è chiuso. Ma che trollata. Arriva Cacturn ora, no, ho salvato. Mi rompe le palle adesso Cacturn. Oh, ma cos'è tutta sta gente qua in giro? Oh, dammi sta tech. Light sale al 23. Lanus, ma prendi entrare nel dungeon, la strada a destra sotto la gilda. Potevi suonare la campanella e portare con te un altro dei tizi che ci sono uniti al Team Fairy Tail. Ma mi sa che i tizi del Team Fairy Tail li ho portati. Cioè, c'è sandwich. No? Non c'ho sandwich? Scale! Piano 11. E ancora c'è sto vento. Tanto vento. Sì, Lanus. Ciao Carnivine. Come butta? E io vado avanti. Ah, ok, boh, però sulle richieste dice che puoi accettare le richieste anche tramite Nintendo UFC. Lo so, però non credo. No, 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 ti prego, no. Non farmi del male. Non farmi del male. C'è servimento. Nullo. Prego no, sono giovane. Morso. No. Oh ragazzi, non riesco a colpirlo. L'ho preso. Non l'ho preso. Aiuto. È morto. Sì. Ciao Cacturn. Bastardo. No, l'altro. No, ti prego. La mossa non può essere utilizzata. Aiuto, 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 aiuto. Mi fa paura. Sì. Light, aiutami! No, mangio una bacca. Dimmi che non mi è caduta la bacca. Ragazzi, ma quanta sfiga c'ho. E tra tutte le bacche che dovevano scendere, lo sapevo. Grande! Grande! No! No, non ucciderlo, mi serve un PS. Aiuto. Aiuto. Ciao Ryan. Mi daresti un po' di PS? Sì. Grande là. Grande. Sì. Era un cadavere vivente. Ma che cacchio, queste strade chiuse. Non mi appare un Cacturn davanti. Soldi. Cos'era quel robo là? Non lo so, non me ne frega. Piano 12. Aspettate che salgo. Dov'era? Shift F2. Ok. Let's go. L'Iron raccoglie spina argento. Non me ne frega niente. Lanus, da te fa caldo? Boh sì, abbastanza, un po'. Anche se c'ho tipo la berretta in testa. Perché sì. Cambio turno. Fai lottare Sandwich. Se non ce la fai più, come fa? Ma Sandwich lotta quando vuole. Cioè, fa quello che vuole Sandwich. L'ho reclutato perché è figo. La mossa segnata non posso usare. Ma se io non assegno. Ma però a sto punto assegno morso e via. Via. A morsi li ammazzo. Ah, non è... sì, anche lui ammazza morsi, ciao.
non gli faccio niente. Come ti permetti? Lai, sei dietro un muro, come fai a non colpirlo, porca vacca? Ciao. No, non c'entriamo nulla. Cambia turno, fai l'attare. Ah beh, sì, è sempre qui. No, Cacturn. Cacturn, no, ti prego, siamo amici. 30 io colpo. Oh, oh, guardalo sandwich. Oh yes, fagli sentire tutta la tua potenza in quegli artigli. O c'era un qualcuno là che ci inseguiva, non me ne frega niente, io scappo. Oh merda, c'è un Ryan. E qua c'è un Lyron, ovviamente, su cui userò azione. Ah, aspetta che faccio. Eeeh, calmo però, cos'è sta violenza qua? Arriva un... ecco. Pago sale al 23, fa che è? L'anus in Sicilia dormo con le borse di ghiaccio messe come pigiama. Lol. Insomma, cambia posto così lotta lui, sì, ha fatto. E tu non rischi di morire. Io dormo dentro un frigorifero. Così, a random. No, da. Non è che fa così caldo. Da dormire dentro un frigorifero. Che fame. Ma di già, ma vi siete mangiati due panini prima. E poi c'è sandwich da mangiare. Sì, no, tranquilli, preoccupatevi di lui che lo posso uccidere con un colpo. Non preoccupatevi qua di Cacturn che mi sciotta. No. Ora muore sandwich, arriva Cacturn. L'hai tirata te, l'hai gufata. Dillo. Scale! Fermi che salvo. Ok. Salva l'anus, sì, mi sono accorto. che cacchio. Che cosa vuoi? C'è una festa? Non mi pare. Eh? Oh. Bravo. Sandwich sale al 22. Da un livello in più. Ma va. L'attacco di sandwich sale. Sì, ora puoi lanciare prosciutto. Senta signoria, non ho niente contro di lei, va bene? Se mi dà un po' di PS la ringrazio. Grazie mille, perfetto, gentilissimo. Da lei non mi serve niente, quindi può morire, grazie. Scale! Salva. Vai. No, no, non svegliatelo. No, sta dormendo. Che cos'ha tu come? Sta dormendo? Lasciatelo. Dormi. Mamma mia. Sì, soldi. 47,97. Sembra un numero di telefono di qualche azienda. L'anus vuoi dei kiwi? Eh? Cosa? La pancia è vuota, ma cacchio, ma mangiatevi sandwich. Strumenti, dai che ce l'ho. Non ci credo. Le mie mele, chi mi ha rubato le mele? Dannazione. Le ragazze mi hanno rubato le mele. Mo? Sono ne morto. Ehi, basta? Oh. Fuck. Ok. Covo Pokémon tutti Cacturn. Sarebbe una bella sfiga, al direi. A cena mi sono mangiato un Magikarp. Ma sai che con i succhi delle gomme del tuo colore puoi aumentare le statistiche come se salissi di livello? Ah, figo. Sì, ma guarda quanto perdo di vita. Dai, dove sono i tipi? Scale! L'ho finito! Oh cacchio. Ti ho rubato una mela. Grazie, Golden Spy. Siamo arrivati nella parte più profonda del deserto? Fai attenzione, quelle sono sabbie mobili. E ci cade dentro! Cioè, neanche a dirlo. Guarda, la sabbia viene risucchiata verso il fondo. Sono come dei vortici di sabbia, anche noi verremo risucchiati se ci avviciniamo troppo, ma va? Secondo me vola, sandwich. Sono molto pericolosi. Però non vedo nessun ingranaggio del tempo. Forse non c'è nulla qui. Cosa succede, Pago? Questa sensazione è come quella che ho avuto alla Gofoschia. Io sono già stato qui. Potrei sbagliarmi, ma è come se fossi già stato qui. Non riesco a capire. In ogni caso conosco questo posto.
Pago, va tutto bene? Sì, sto solo parlando da solo. Cosa ti succede? Mi è sembrato che fosse assente. Comunque temo che non ci sia niente qui. Andiamo a comunicarlo alla Gilda. Banzai! No, davvero, adesso li fa, andiamo. Cioè, ragazzi, non ci credo. Cioè, siamo arrivati lì? Ah, non c'è niente, è tornato indietro. Fai davvero? Le nuvole si sollevano. Ma non ci credo, ma io mi sono fatto 20 anni di camminata. Oh, anche gli altri hanno terminato le loro ricerche. Possibile che nessuno abbia trovato niente? Che delusione. Puoi dirlo forte. Ehi, non siamo andati alla foresta orientale proprio come ci è stato detto. Noi siamo andati, ok. Però, ehi, non c'è proprio niente laggiù. Per quanto riguarda la grotta di cristallo, oi boh, è davvero piena di cristalli. Sì, signore. Davvero una bella grotta, se posso permettermi. Allora, mi sa che le mele sono nel deposito Kangaskhan, o come si chiama. Ah, è vero, ci potrei andare a vedere. Buttati dentro al vortice. Poi ci devi tornare, ma fuck. Davvero una bella grotta, se posso permettermi. Non sono riuscito a resistere, oh boh, e mi sono portato via un cristallo, è arrivato. Oh, e quando è successo? Te lo sei portato dietro tutto quel tempo? Non me ne sono accorta. Biduf. Il nostro scopo era quello di trovare l'ingranaggio del tempo. Non siamo riusciti a trovare niente, però ti è sembrato il caso di prendere un souvenir. Ma dove credi di essere? In una grotta di cristalli? Cacchio, anch'io lo prendo. Me ne frega un cavolo, non c'è nessuno. Oh boh, mi dispiace. Volevo solo un piccolo tesoro, tutto per me. Signor Dustmar, mi duole ammetterlo. Le nostre ricerche non hanno dato alcun effetto. Ricordati le teche. Sì, se posso andarci, sì. Ah, ciò è davvero seccante. I posti che avevamo scelto sembravano davvero promettenti. È colpa della mia ignoranza. Sono sinceramente amareggiato. Sai che gli altri della gilda sono rimasti a rilassarsi alla gilda. È probabile. A mangiar mele. Ma cosa dice? Lei non ha certo colpa. È solo grazie a lei, Dustmar, se siamo riusciti ad escogitare questo piano. Resta il fatto che tutti i nostri sforzi sono stati vani. Ma avete ragione, non serve a nulla recriminare. Dobbiamo rivedere la strategia da adottare. Vedrete che domani troveremo una strada migliore. Domani è un cavolo, domani ci vai da solo. Io mangio mele. Sì, vedrete che insieme ce la faremo. Siete tutti d'accordo allora? Per oggi basta. Che domani sia un grande giorno. Sì! Domani non è un giorno, domani faccio quel cacchio che voglio e mi date tutti i soldi della gilda. Ok? Punto. Dovremmo andare a dormire. Domani dobbiamo mettercela tutta, Pago. Ok, buonanotte. Qualcuno si ricorda quando finisce... Quando finisce un... questo capitolo? Che così almeno... Mi fermo, cioè so quando salvare anche. Sveglia, è mattina. Qui si scopre che erano a fare festa con la città e Iglipuff. Le tue mele le avevano loro. L'hanno spedito di ritornare nel deserto e sarà il doppio più lungo con i Pokémon più forti. Oh ma fuck. L'anno le mele sono droga. Per Wigglytuff sì. Vuoi salvare? Non per ora. Non per ora. Al momento il grande... Non ho letto, c'ho il tasto premuto. Nel frattempo, vi preghiamo di continuare le ricerche. Ma posso leggerlo sullo streaming in ritardo però. Aspettate. Il grande Dustmar... No, non ho letto neanche nello stream. Fuck. Vi preghiamo di continuare le ricerche degli ingranaggi del tempo per conto vostro. E ora per ora è tutto. D'accordo gente? Diamo il meglio anche oggi. Sì! Ecco, ovviamente mi fermano solo a me. Oggi dobbiamo continuare le ricerche per conto nostro, Pago. Secondo te dove dovremmo andare? Chissà, potremmo anche cercare tutto il giorno, ma senza nemmeno un indizio. Ehi, aspetta un momento. Ieri, mentre eravamo... Questa sensazione è davvero come quella che ho avuto alla gofoschia. Io sono già stato qui. Ah, è stato trovato dentro una sabbia mobile. Sì, ma certo. Ieri quando ci siamo trovati sul fronte delle sabbie mobili abbiamo pensato che si trattasse di un vicolo cieco. Ma non è tutto, ma non tutto è come sembra. Ehi, tutto bene? Hai ricominciato a perderti nei tuoi pensieri? L'Anolf ti devi buttare nel vortice, è lì che devi andare. Ma non mi ha fatto da solo! Sì, quando entri dentro il buco finisci il dungeon e poi è finito il capitolo. Fidati, Dark. Cosa? Vuoi tornare al deserto delle sabbie mobili? Ma laggiù non c'è niente. Come dici? Come? Dici che mentre tornavamo nel deserto delle sabbie mobili
Hai avuto la stessa sensazione di quando eravamo al lago Foschia? Ho capito, Pago. Torniamo laggiù allora. Si parte per il deserto delle sabbie mobili. Oh, grandi, finalmente. Almeno lo controllo. Allora, ripeto, banzai. Sì, adesso. Allora, prima vado alle teche, che stanno sotto Keklion, mi ha detto. Sai che aveva detto? Sì, sotto Keklion era. Vai, Satu. Consegna forziere, teca carina. Che sta facendo un rito voodoo? Chimcharpelo? Ma cos'è? Cosa trovo? Lui trova fossa lì, da, che non mi ricordo, cioè trova fossa e io trovo Chimcharpelo. Cos'è Chimcharpelo? Azuma Brina. Teca leggera, vai. Sto dando soldi a manetta, eh. Magmartigli, ma ragazzi, ma cosa sto trovando? È droga, mi sa. Ma no, mi sa che sto trovando tutto tranne quello che potrebbe trovarsi. È un oggetto che dai a Cinciar, ma non ce l'ho Cinciar. Blast artigli, ma basta, dai, vai. Ho finito anche le teche, ti sta bene. Allora, devo andare da Kangaskhan. E deposito. Lumisfera, Sdegnosfera, le sfere le deposito tutte perché tanto non mi servono a niente. Strumento per Cinciar, via. Azumarill, via. Magmar, via. Blastoise, via. Tanto non c'ho niente, giusto? Ah, c'ho anche questi. Ok. E vai. Deposita. È vero che lui si chiama Zuccherino. Aspetta, le cose inutili. Che sfigo oggetti di merda. Per Pokémon che non hai, infatti. Si fa di miele sempre le visioni. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Oh, le gomme, ragazzi. Ditemi cosa devo fare con le gomme per avere più roba, più effetto. Cos'è che mi avevate detto? Gomma grigia. C'ho una teca e c'ho un sacco di roba qua. Mettili anche i nastri. Sì, aspetta. C'ho la gomma blu. Dai lo strumento nastro forza a Tartig. Nastro forza. Guarda quante gomme c'ho! Com'è che posso? Ah, ok, buono, faccio così e via. Gomma rosea. Galador si può vendere, magari lo vendo se mi dite. Sai che devo dargli nastro forza. Se le gomme non sono del tuo colore fai il succo. Gomme verdi a Tartig e gialla Light. Ah, ok. Gomma grigia. Gomma marrone. Boom. No, buono, buono. No, aspetta, deposito, cos'è che mi aveva detto? Mettigli anche i nastri. Nastri, in che senso i nastri? Fiocco azzurro, nastro forza. O nastro specs. Nastro specs. Vendi le Galadoro. Galadoro. Qui belle. Galadoro, ok. No, tutte a pago così cresce più in fretta. Però vorrei fare crescere anche Light dato che è con me. Mangiale tutte così cresce il cui in fretta. Nastro Specs. Ah, ok. Aspettate che apro sta teca. Boom, basta. Keklion. Vediamo cosa c'è da vendere. Revital seme, oh sì. Dammi qua. Seme dormita e nient'altro. Ok, vendi.
e vendo, avete detto, legava d'oro 2000 danno? Porca vacca! Cioè con due gala d'oro ho più soldi di quanti ne ho presi fino adesso. Nastro forza me lo depositare dalla Tarzig e dai il nastro specs a Light. Ok. Basta. No? Che cacchio sto cliccando? Allora, nastro forza dai a pago. E nastro specs. Ah, nastro specs mi sa che ce l'ha già, Light. Sì, mi sa che ce l'ho già. Poi R vitral seme depositato. Lo prendo. Ma non serve dato che sarei principalmente pago. Lo so, però c'è anche Light. Non deposito niente. Ha detto che c'ho un seme salute. Ah, c'ho un rivital seme, è vero, grande. E dov'è che faccio i cosi? Dov'è che le uso le gomme? Dove le uso le gomme, ragazzi? Allora, intanto mi avete detto le gomme verdi a Tartwig. Gomma verdi. Mangiale, così direttamente? Pago se un puzzone. Grazie Gamerland. Inventario taverna per i succhi. Al bar di Spinda fa il succo di gomma e con la campana prende un quarto compagno. Ma ti amo, grazie Gamerland. Non fare i succhi, quelli li fai più tardi. Al caffè di Spinda è qua. Freschezza e cortesia, ordina. Verso fine gioco, hai capito, ma anche adesso potrei farli. Vabbè, intanto ditemi se le gomme le mangio così o devo farci i succhi, intanto. E poi vado alla campana, che non mi ricordo dove mi avevi detto che fosse. Dove mi avevi detto che era la campana? Cos'è sta roba? Oh mio Dio. Dojo Marowak. Non mi frega niente. Ok, sì. Non vendo, non compro niente. Non compro niente, ho detto! Vai via! Vai via! Vai via! Via! Non compro niente! Ok. Io vado, ciao, ciao Viva Link. No, mangiale, succo è meglio. La campana è accanto a dove si va per i dungeon. Ah, ok. È qui. Oh, porca vacca. C'è il mio burro. Sì! Burro! Ducky non posso prenderlo? Allora, burro tanto non mi serve perché se andiamo in un dungeon... così è meglio forse Kabuto. No, ma col cacchio, Kabuto è all'1! Cioè ragazzi, c'ho Kabuto all'1! Sì, ma elettro 16, dai, burro. Sì, burro, vieni con me. Fai i succhi, sono meglio, sono gratis. Tutto ciò che è gratis è buono, è giusto, hai ragione. Dai, via, facciamo i succhi. Faccio tutto, li faccio tutti i succhi. Gomma, cielo. Per chi è? Per me? Cacchio buono. Sì, dammi sta.
sta gomma qua. Sì, non me ne frega niente. Piacere. Attacco di pago sale di 1. Stato aggiuntivo il cui aumenta. Posso servirti? Dammene un altro. Cioè, dammi qua. A me. Fai succhi tranne un colpo di pistola. Tranne un colpo, eh? Ma no, meglio mangiare per aumentare il cui e impara l'abilità. No, non tutti. Succhi di mele no, Lanus non drogare pago di mele. Beh, però è una palla. Difesa sale di 1, effetto aggiuntivo il cui aumenta. No, no, le mangio direttamente così, come sono. Crude. Perché è una palla. È una palla. Gomma rosa. Mangio tutto. Gomma arancia. Mangia. Tanto alla fine non mi importa molto di... Cioè, se muoio si rifà. È semplice. Quanta roba ci abbiamo. Tutte a fare. Sì, tutte mie. Dammi qua. Anche il fiore mangio. I fiocoli. Tutto mangio. Gomma blu, dammi qua la gomma. Sì. Che cacchio ho mangiato, non lo so. Dammi qua. Gomma bianca, mangio anche questo. Sì, mangia tutto. Mi starete insultando. No, no, non mangiare quello. Sì, tutto mangio. Sì. E andiamo in un dungeon. Sì. Dove devo andare? Qua. Deserto, via. Sì. Ok, cosa è successo? Il cui non aumenta sempre. In realtà Dasnoir è il cattivo e Grovyle è il buono. Non so cosa stai pensando, non capisci niente, ma è così. Fare spoiler, grazie Dark Fight. Nel prossimo video mi saluti? No. non saluto così, rando. Eccoci di nuovo qui. Ah, ma siamo già arrivati. Continuo a pensare che qui non ci sia niente. Fermi che salvo. Ok. E sono un'immensa distesa di sabbia. E ovviamente sabbie mobili. C'è forse qualcosa che mi sfugge? Cosa si nasconde qui? È molto debole, eppure quella sensazione è ancora qui. Questo posto in qualche modo è come se lo conoscessi. Light non ha tutti i torti, qui non c'è niente, solo deserto e sabbie mobili. Solo le sabbie mobili. Ehi, un momento, le sabbie mobili devono essere la chiave di tutto. Non c'è modo di proseguire, o forse sì. Cosa ne pensi, Pago? Secondo te dove dovremmo cercare? Prova ad aggirare la sabbia mobile. Cosa? Come dici? Vuoi che saltiamo delle sabbie mobili? Ah, ok. Stai parlando sul serio, Pago? Vuoi davvero che ci buttiamo? Light si buttò e morì. E Tardig andò a casa a mangiarsi le mele. Va bene, Pago. Io credo in te, Pago. È solo grazie a te, Pago, che sono... Ho capito, Pago, va bene, che sono arrivato fin qui. Durante la nostra prima spedizione. No, oh, addirittura il flashback. Ok, devo avere coraggio. Oh, sì, questa era la parte in cui lui si lanciava e poi moriva. Mi faccio prendere dalla paura e non salto della velocità, rimarrò schiacciato con qualsiasi... Oh, vabbè, sì, bla bla bla. Lanus si teletrasporta, hacker. Buttati, che è morbido. Palla di cannone. Da Lanus saluta i fedeli che sono rimasti a guardare lo streaming. Ma non è ancora finito. È tutto proprio come allora. Andiamo, tuffiamoci nelle sabbie mobili, Pago. Pronti? 1, 2, 3. Andiamo. Pago si fermò. Oddio, sono morti. E invece no, tan. Ah, che male. Dove siamo? È una caverna questa? Abbiamo fatto un bel volo, eh? C'è la sabbia sotto, adesso se ne frega. Ma era proprio come avevi detto tu, Pago. La chiave di tutto stava nelle sabbie mobili. E infatti lì non si accorsero che era chiusa quella caverna. Forza, Pago, andiamo a esplorare. Che la nostra ricerca dell'ingranaggio del tempo abbia inizio. Oh mio Dio, no. Grotta delle sabbie mobili, piano 1. Sì, burro! C'è il mio amico burro! Sì! Cos'è sta? Perché c'è? Cos'è?
Sunslash. Oh, aspettate. Quando finisce lo streaming io dovrei andare. Finisce. Non lo so. Adesso intanto voglio fare un coso, un capitolo. Che poi verrà caricato su YouTube. Poi, non lo so, magari faccio anche qualcos'altro. Cavolo, il tempo vola. Ah sì, è tardi. Ma vabbè. Cioè. Doosbers? Ah no, vibrava. Doosbers non vola ancora. Almeno credo. Bravi. Trotto le scale. Scale, 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 scale. Ah, scale, scale. Ciao, pronto. No. Va bene. LOL, lag sale. Buono lì. Che cacchio è oh, ragazzi, ho cliccato. Cosa ho cliccato? Ragazzi, cosa ho cliccato? Oh mio Dio. Ho cliccato un qualche pulsante strano. Ah! Vamos, guarda la mappa, le scale sono in quadrato. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Avevo cliccato un tasto strano. Che non so neanche, non sapevo neanche di avere sulla tastiera. Soldi! Grande burro. Grande sandwich. Mamma mia, che fedeli. I miei amici. Sì, la gente qua, cos'è, un party? Foglia lama. Vai, se ti colpisco anche quello dietro. Ovviamente lo manco. Foglia lama di nuovo, sì. Non prendo anche quello dietro. Che poi è Pupitar, come si chiama? Pupitar, yes. Li ricordo ancora, no? Dai. La mia mente non è ancora svanita del tutto. Cos'è sto robo? Ah, Ninkada, è vero. Fortissimo Ninkada. Che diventa coso? Quello lì, spettro, lì. Come cacchio si chiama? Oh, Pupitar. Non rompere. Sei riuscito ad avvelenarlo? Sei un figo. Vai burro. Combatti come un vero eroe. Cosa fai viso truce te? Fai il bullo? Fai il bullo fai? Fai il bullo? Schifoso? La prendi coi... Ma guarda te che se... Non essere più... Ma che cacchio vuoi? Oh, lascia stare burro. Schifoso. La prendo coi più deboli, oh. C'è un inciampo trappola sotto i piedi. Me ne frega. Cacchio me ne frega. Cos'è? Ah, cioè... Non l'avevo neanche visto. Non l'ho visto, poi tipo ho capito che era un Ninkada e... Morto. Con un morso. Ah, non sai che puoi scegliere che mossa far usare i compagni? Ah, ok. Le mosse di burro e sandwich insieme buonissimi. È vero, è diventato un picnic. Oh, piano, ciao. Qualcuno si ricorda quanti piani ha? Tanto per darmi un'idea di ciò che posso trovarmi. Scale. Intanto salvo. Via. Questo video lo carichi su YouTube? Sì. Ti consiglio di insegnare a Pago si mitraglia. Appena la trovi perché è fortissima come mossa e attacca più volte. Mi piacerebbe. Guarda te se deve partire questo. E mi deve togliere la vita. Ma muori. Dovrei avere anche una bacca pesca. Buono. D'acqua. Ragazzi, ditemi che non gli ho data light. Ditemi che non sono così idiota ad aver dato l'unica bacca pesca a light che non gli serve nemmeno. Ma non ci credo. Mi rifiuto di crederci. Ma no. Imbecille, però. Dammi i tuoi PS. No, non mi serve. Non ci credo. Ma porca vacca. Burro sale al 17, grande burro. Sì. Credo intorno ai 20, come 20, no. Non mi dire così. Vai. Piano 6.
Prendo anche questo. Ma che è spawnato così? Era un ninja! Pago sale al 24, to. Ok, non le da salite. Oh, Ness e Luca, ciao. Non... Ah, ma che cacchio, c'è sti tasti che premo random, porca vacca. Devo cambiare il tasto a quel robot. Quando sei arrivato, Ness e Luca? Non t'ho visto proprio. Mi son perso però. Sarà chiusa, eh? No, invece no. C'è un vibrava però. Burro sarà il 17, ora si può spalmare. Sì, sandwich al 23! Qua, ragazzi, quanto è figo. Mi piace troppo l'icona di sandwich. Sandwich, cos'è che sta dicendo? Ninkada, raccogli i soldi. Ninkada, dammi i soldi! Ah, sì! Bullo, bullo di quartiere. Tartig il bullo di quartiere che va a rubare i soldi a Ninkada. Prendo anche questi, sì. Tutto prendo, dammi terrorisfera, sì. Tutto, soldi, là che arriva gente. Burro ha trovato, l'hai trovato in un burrone. No, non mi ricordo neanche in che dungeon. Rolfi. E via! Light sarebbe il fornello, Tartig il prezzemolo, burro è burro e sandwich è sandwich. Solo io ho fame? No. O almeno credo di sì. Ci sono già le scale? Cioè sono spawnato sopra delle scale? Ok. Allora, gli assegno quello e uso azione. Porca vacca, togli azione. Perché infatti mi è stato detto che A non è azione, ma è tipo una mossa random, tipo scontro che non ti fa danno, non lo so. Oh fuck. Ragazzi, è cambiata la musica. Io salvo. Sarà la Gilda? No. Vuoi salvare? Non ancora. Ho già salvato di mio. Boom. L'Anulf ho appena controllato. Sono 23 piani. Cosa? Fosse delle sabbie mobili. Soldi! 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 E scale, via. Piano 2. Oh merda, c'è un Taranitar. Ah, ok, però c'ho tutte le mosse. Va bene, va bene. Finché c'ho tutte le mosse va bene. È un bug del gioco che si spawna in stanza con le scale. Ah, figo, ma mi va bene comunque. Ciao, Golden. Vabbè, io devo andare via. Ciao a tutti, buonanotte al prossimo live. Ciao, Golden Spy. Se fai la cosa a sinistra, gira sul posto. Puoi ballare. Cosa... Oh no, c'è anche il maltempo. Mi ha assassinato. Scale! Vedo delle scale! La mia salvezza! Io mi spendo i soldi però. Sempre. Sì! Sì! Ok, possiamo andare. Piano 3. Soldi! È stata attivata una... Ah, vabbè, non è vero. Controlla subito qual è il tasto Y. Per cosa? Ah, per girare sul posto. Ah, ok. Cosa vuoi fare, Mawil? Di rompere. Qua ci sono tanto già le scale. Fuck yes. Ah, non ho neanche visto quel sandwich. Non è un bug, è normale che accada. Ah, peccato. Mi rompere. Cosa hai usato fare? Adesso mi dai tutta la tua vita. Ah, con Y balla. Burro sale al 18, sì! Cosa? Super suono, ma fuck, dentro. Non mi interessa. Sì, ma burro al 18 qua, ragazzi, è un casino, non fa niente. Oh, 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 calmo. Calmo, Non sei a casa tua. Oh, fuck. Ok.
Possiamo andare. Ah, ma cacchio, è vero che c'è ancora la tempesta. Soldi. Cos'è? Burro trova caramella. Caramella ha uno strano sapore. Era una battuta, spero. Non ha trovato una caramella davvero. Dammi tutti i tuoi soldi. Oh fuck, ok. Per un attimo mi sono salvato. Salviamola. Ora imperversa una tempesta a tutti. Ok. Ippopotas! Dammi tutta la tua vita. Oh, ma fuck, questo tempo mi rallenta anche il coso. Mi rallenta la corsa. No, è utile contro i boss, super suono. Ah, non me ne frega. Odio le mosse che causano le stat. Tutte. Qui c'era una palla, non me ne frega. Soldi! Musica. Oh! Ninjas. No, mosse. Morso. Yes. No, non li fa tanto, vero? Light sale al 25, ragazzi, sta salendo un sacco. Ciao, devo andare, mi riguardo poi il video su YouTube. Ciao Nintendo Nico. Se lo vede Mr. Bob, sclera. Può darsi. Bullo. Che bullo! Niente, non mi interessa bullo. Ok. Sì, ma non è giusto che Light sale prima di me. Che cacchio. Light, rispetta i tuoi turni. Non lo so. Lui prende e sale. Ah no, aspetta, mi sa che è vero. Ma che cacchio. Oh, lascia stare il mio sandwich. È mio sto sandwich. Schifoso. Guarda te, mi rubo i sandwich questo. C'è una teca. Ho raccolto anche i cosi. La mossa non può essere usata. Ma che cacchio. Via, poi gliel'ama. E non rompere. Dammi questa teca pesante. Scale! Salva. E via. Alanus, un'ultima cosa. Ricordati il metapunk rafforzatore. Ma che... razzismo sui Pokémon. Sempre. Non scherzo. Oh. Scale! Ok, piano 8. Mamma mia. Davvero? Scale, laggiù, laggiù, laggiù. Scale con questi pietruzzi. Soldi! I soldi prima di tutto. Anche se c'è un nemico in giro. Dai. Via. Trollfix. Scale! Fuck yes. Piano 10. Salviamo un po'. Si sa mai. Oh, ok. La teca pesante raccoglie cose pesanti, quindi rare. La teca accessori, la teca bella, la teca chic accessori, la teca bella pure, eccetera, eccetera. Sto gioco è il più lungo di tutta la serie Pokémon. Oh. Ho scelto giusto quello buono allora. Salve. Non mi ha visto, vero? Invece sì. Mi ha anche ucciso, fuck yes. Però, guardate la magia. Devo trovare l'Old State. Ed è questo. Non è questo. L'Old State ed è questo. Yes. F2. Ricordatelo. Ah, qua c'è ancora il ninja? No. Ah, ma quindi sono random proprio gli incontri con i Pokémon. Ecco. Ho trovato proprio il ninja, giusto. Azione! Foglie lama! Oh, fa chies. Salve. Foglie lama!
Chi è? Sandwich al 24, fa chi è? Light fa il bullo con Pago per salire di livello prima. La nascita di Sandwich commovente. Cresce così in fretta. I PS salgono di 3. Ma fuck Sandwich, voglio i tuoi punti. Scale! Le vedo! Oh yes. Lago sotterraneo, cosa? Cosa, calmo? Ok. Questo è straordinario. Chi l'avrebbe mai detto? C'è un immenso lago sotterraneo. Guarda, c'è una luce laggiù. Quella luce, sono sicuro di averla già vista. Ah, adesso capisco. È la stessa luce che abbiamo visto al lago Foschia. Questo significa potrebbe provenire da un ingranaggio del tempo. Andiamo a dare un'occhiata da vicino, Pago. Ah, si è spenta. Che è spenta la luce? Enel, perché non paga... Chi è che non paga la luce qua nelle caverne, dannazione? Fermi, chi siete? Che ci fate qui? Ah, chi ha parlato? Perché? Perché siete qui? Perché, dici? Siamo venuti a cercare l'ingranaggio del tempo. Non avvicinatevi all'ingranaggio del tempo. Se oserete avvicinarvi all'ingranaggio del tempo, sarà peggio per voi. Mesprit! Chi sei tu? Il mio nome è Mesprit. Qui nelle profondità del lago sotterraneo io custodisco l'ingranaggio del tempo. Custodisci l'ingranaggio del tempo? Oh, basta che non mi fai apparire... Chiogre, questa volta. No, eh? Non te lo concedo. Non vi permetterò di disturbare l'ingranaggio... Anzi, no, Chiogre va bene, perché c'ho Tartwig. E Light. E che cacchio. In guardia, ecco, appunto. Porca vacca, ma io parlo perché... Perché parli? Ah, salviamo, va. Esclusiva. Fuck yes. Buon, si parte bene. Prima era solo un panino, adesso oppure prosciutto, mortadelle e cose. E pomodoro. Boss. Ma posso fare qualcosa? Posso muovermi? Posso muovermi? Ma fermi perché io c'ho morso. Morso contro Mesprit funziona, vero? Giusto? Aspetta, c'ho un attimo di cosa. Buio su Psico funziona. Mi pare. Cioè c'ho pure burro gratis. Calmi un attimo, eh. Cacchio, cioè abbiamo tutti i Pokémon che esistono. Buon, vai. Sandwich resta a guardare. Vieni, è morto. I don't give a fuck. Oh mio Dio, paralizzato, addormentato, avvelenato e poi povero Mesprit. Ma cacchio, che si impara? Ma non posso permettere che venga rubato l'ingranaggio del tempo. Ti prego, ascoltaci. Devi crederci. Noi non siamo qui per rubare l'ingranaggio del tempo. Non mentitemi. Uxie si è messo in contatto telepatico con me. Mi ha raccontato tutto. So benissimo che l'ingranaggio del tempo che del lago Foschia è stato rubato. Cosa? Te l'ha detto Uxie? È stata opera vostra, vero? No, non è colpa nostra. Ah no? E che sarebbe stata allora? Grovyle? Penso stiate parlando di me. Oh! Dun, dun, dun. E tu chi sei? Grovyle. Quello è Grovyle. Vi chiedo scusa, ma sarò io a prendere l'ingranaggio del tempo. Wow! Eh? Fatevi da parte. No, no, non lo permetterò. Non mi lascia altra scelta allora. Ah, Mesprit, bisogna sapere riconoscere la sconfitta. Ti conviene arrenderti, lo dico per te. Wow, che figo! Non ti lasceremo passare. Non ti permetteremo di prendere l'ingranaggio del tempo. Capisco. Chiedo scusa. Mamma mia! Ah, è velocissimo. Perdonatemi, non ho nulla contro di voi. Però l'ingranaggio del tempo viene con me. E si buttò in acqua e negò. Ah, l'ingranaggio del tempo. Quel ladro lo sta portando via. Perdonatemi. Ora so che Uxie non si riferiva a voi. È stato quel Pokémon. Non avrei dovuto dubitare di voi. Ma scusa, ma Uxie non t'ha detto anche che c'era... La cosa lì t'ha fatto, non t'ha fatto l'identikit? Oh fuck. Oh no, è terribile. Dobbiamo andarsene subito da qui. Perché? Wow. In teoria se premi Y ha un Pokémon avversario, è vicino, ti giri verso di lui anche in diagonale. Y. Ok, devo trovare Y allora. Che tema figo che è Grovyle. Già, è fighissimo.
E ora si fa in 1000 pezzettini e così nasce il prezzemolo tartico. Attenzione, potrebbe avere effetti collaterali come... Ah, che sta succedendo? L'ingranaggio del tempo è stato rubato. Ora che non c'è più, il tempo si fermerà qui al lago sotterraneo. Cosa? Se non ci sbrighiamo resteremo intrappolati. Sbrigatevi, correte più che potete. Ma se si ferma il tempo, che cacchio serve? No, può solo, in teoria può solo parlare telepaticamente. Ho capito, ma può dirgli, guarda, c'ha una foglia in testa, è verde, è alto 1,70 m, pesa 72 kg. No, beh, scherzo. È da tutta la zona arida. Vai. Vuoi salvare? È finito il capitolo? Mi sapete dire se è finito il capitolo? Io intanto salvo di mio. E vabbè, se è finito il capitolo saluto e boom. Salvare l'avventura? No. Capitolo 12, l'unica possibilità. Ok. Niente, si inizia qua questa parte di Pokémon Mystery Dungeon. Qui in live, la prima che ho fatto in live. Ringrazio chi mi ha aiutato in questa live, dalle prossime parti sarà sempre in live, quindi niente, dato che questa parte andrà su YouTube, io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte di Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Esploratore del Cielo. Ciao!